Nessuno sconto per quell'assassino. Mi aspetto l'ergastolo. Voleva uccidere. Queste le parole di Giusy Orlando, madre di Davide Ferrerio. Il ragazzo è ancora ricoverato all'ospedale di Bologna, la sua città, dopo essere stato picchiato duramente l'estate scorsa a Crotone, dove era in vacanza con i genitori. Le condizioni di Davide, vittima di uno scambio di persona, potrebbero peggiorare. È in coma da mesi e ora si teme per la sua vita. Accusato del pestaggio è Nicolò Passalacqua. Deve rispondere di tentato omicidio. Una ragazza minorenne, sua madre e il compagno della donna dovranno rispondere di concorso anomalo in tentato omicidio. Il giudice per le udienze preliminari ha accolto la richiesta dei legali della famiglia Ferrerio, chiedendo un riesame delle condizioni del ragazzo. Nonostante i segnali di attività cerebrale, il coma in cui è caduto sarebbe irreversibile. E in caso di morte cerebrale, l'accusa a carico dell'imputato passerebbe automaticamente da tentato omicidio a omicidio aggravato, così come cambierebbe il capo di imputazione per gli altri indagati. In questo caso, Passalacqua non potrebbe usufruire di un processo con rito abbreviato, ma dovrebbe affrontarne uno ordinario. In caso di condanna, la pena potrebbe arrivare fino all'ergastolo. La difesa di Passalacqua aveva già l'intenzione di chiedere il rito abbreviato, condizionato all'esame dell'imputato, ovvero a una perizia sul suo stato psicologico. Un'udienza preliminare è stata rinviata al 3 aprile a causa delle tensioni tra la famiglia di Davide e l'imputato in tribunale. Il rinvio dell'udienza darà tempo al tribunale di pronunciarsi sulla posizione del 31enne responsabile morale dell'aggressione a Davide. La sera del pestaggio, infatti, il 31enne aveva organizzato un appuntamento tramite i social con un'amica di Passalacqua. È la ragazza minorenne coinvolta nell'inchiesta. Lei aveva accettato, ma all'incontro si era presentata con la madre, il patrigno e con Passalacqua. Quando il 31enne ha scritto alla ragazza «Sono arrivato, ho una camicia bianca», Passalacqua ha individuato in Davide Ferrerio, vestito di bianco, l'uomo che aveva, secondo lui, importunato l'amica sui social. E si è scagliato contro Davide, che passava di lì per caso perché stava andando a mangiare una pizza con degli amici. Lui e l'aggressore non si conoscevano, non si erano mai incontrati. L'unica colpa di Davide era quella di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e di indossare una camicia bianca. Il 31enne, in quei momenti, vero obiettivo della spedizione punitiva, è scappato. Successivamente si è scoperto che non indossava neanche una camicia bianca. Si era accorto di essere in pericolo. Per questo aveva scritto così alla ragazza, che non si era presentata da sola. Così, scrivendo di avere una camicia bianca, aveva finito per consegnare Davide al suo aguzzino. Per questo la famiglia del bolognese si è opposta alla richiesta di archiviazione della posizione del 31enne. Le sue responsabilità sarebbero evidenti. Dopo il pestaggio, la 17enne ha minimizzato l'accaduto. In un messaggio a Passalacqua ha scritto «Ho visto la scena, è caduto come un salame, però che bel cazzotto». Lui ha risposto «Scusami ancora per stasera, scusati anche con tua mamma». E lei ha detto di stare tranquillo. Per il giudice, la ragazza ha dimostrato la sua adesione alla condotta violenta, ma di non averla commissionata. La figura chiave, secondo le analisi, sarebbe la madre della 17enne. Il giudice l'ha descritta come una matriarca che può ammaliare terzi e piegarli al suo volere. Sarebbe stata lei a istigare Passalacqua e a convincerlo a presentarsi all'appuntamento con l'uomo che, con un falso account, aveva contattato la figlia sui social. E punire, così, la persona sbagliata. Adesso Davide combatte tra la vita e la morte.